Lo spettacolo che vi stiamo per presentare è un musical che vede coinvolti circa una sessantina di ragazzi dai 4 ai 30 anni, provenienti dai cori parrocchiali Cantare mi farè, La magia della musica e da altre realtà parrocchiali del circondario, tutti aventi un denominatore comune, che è la passione per la musica, la danza e l'arte in generale. Questi, accompagnati dalle note musicali della Junior Orchestra e dall'orchestra dell'associazione musicale Ermanno Wolferrari, hanno fuso assieme le loro espressioni artistiche composte di canto, danza, recitazione e suoni musicali. Sono stati sostenuti inoltre dalla generosa disponibilità e dall'entusiasmo di tutte le persone coinvolte che hanno creduto in questo progetto. Tutti questi elementi insieme hanno creato uno spettacolo che solamente il teatro nelle sue varie espressioni ha il potere di generare. Lo scopo non era quello di realizzare un musical nel quale pochi selezionati protagonisti potessero esibire la loro bravura, ma di offrire a tutti un'occasione per vivere un'esperienza di condivisione, accoglienza e rispetto dell'altro, caratterizzata oltretutto da una stimolante trasversalità generazionale, permettendo che prendesse forma un musical senza rivalità e protagonismi, espressione unitaria di anime e realtà diverse. Per la buona riuscita dello spettacolo vi chiediamo gentilmente di spegnere i cellulari o attivare la modalità aereo per evitare interferenze con l'impianto audio, grazie. E allora che dire? Hakuna Matata! Signore e signori, ecco voi il Re Leone. Grazie.
La vita a volte è ingiusta, non è vero? Guarda me, sì, io non diventerò mai re. E tu domani, amico mio, non vedrai sorgere il sole. Addio! Tua madre non ti ha mai detto che non si gioca con il cibo? Che cosa vuoi? Sono qui per annunciarti l'imminente arrivo di Re Mufasa.
perciò è meglio che trovi una buona scusa per la tua assenza alla cerimonia di questa mattina. Con le tue chiacchiere, Zazu, mi hai fatto perdere il pranzo. Ma perderai molto di più quando il re farà i conti con te. È infuriato come un ippopotamo con l'ernia. Sto tremando di paura! Ti stanno guardando in quel modo! Aiuto! Scar, mollalo! Un tempismo impeccabile, vostra maestà. Ma guarda, è proprio il mio fratellone, disceso dall'Olimpo per mescolarsi con i comuni mortali. Sarabia ed io non ti abbiamo visto alla presentazione di Simba. La cerimonia era oggi? Quanto sono mortificato! Deve essermi sfuggito di mente. Beh, per quanto la tua mente possa essere sfuggevole, come fratello del re avresti dovuto essere in prima fila. Ero io il primo della fila, finché non è nato quel micio spelacchiato! Quel micio spelacchiato è mio figlio e il tuo futuro re! Dovrò perfezionare la riverenza. Non voltarmi le spalle, Scar! Oh no, Mufasa, forse sei tu che non dovresti voltarmi le spalle. Mi stai sfidando? Stai calmo. Non mi sognerei mai di sfidarti, no? Peccato. Perché no? Per quanto riguarda la materia grigia, ne ho sufficienza. Ma se parliamo di forza, siamo sia piuttosto carente. Ce n'è uno in ogni famiglia, Sire. In realtà della mia due. Riescono sempre a nominare le occasioni speciali. Che cosa devo fare con lui? Beh, sarebbe un magnifico tappeto. Zazu. E pensi, ogni volta che si sporca potrebbe portarlo fuori e sbatterlo. Thank you.
sarete prima dell'alba del tuo figlio, no? Te l'hai promesso! Va bene, sono sveglio! E sorgerà con te come nuovo re. E questo sarà tutto mio. Tutto quanto? Tutto ciò che è illuminato dal sole. E posso allora No, Simba, quelli sono oltre i nostri confini. Non ci devi mai andare. Ma credevo che un re potesse fare ciò che vuole. Simba, essere re vuol dire fare molto di più di ciò che vuoi. E che significa molto di più? Ah, Simba, tutto ciò che vedi coesiste grazie al delicato equilibrio. E come re devi capire questo equilibrio e rispettare ogni creatura, dalla piccola formica alla saltellante antilope. Ma papà, lei non la mangiava l'antilope? Ma certo sì, ma che la mangiavo l'antilope. Ma lascia che ti spieghi. Quando moriamo, i nostri corpi diventano erba e le antilopi mangiano l'erba. Così siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita. Buongiorno, Sire! Buongiorno, Jasmine! Sono qui con il rapporto del mattino! Dimmi pure! Scelta che impazziscono, giraffe a testa in su. Gli elefanti sanno quel che non ricordo più. Anche i coccodrilli sono pieni di energia. Vorrebbero ospitarmi, ma io devo andare via. I uccelli si chiedono chi è che pagherà. E gli avvoltoi già sanno che un bel pranzo ci sarà. E questo è il nostro rapporto, è dettagliato e d'accordo. Non è mai troppo corto, nulla viene distorto. Qui nel nostro rapporto. E come sei così? Con l'erba un amico qualche passo, mentre ogni fagocero combatte contro i gas. Anche il fenicottero da fare il suo pinnico, e lo zafferano ha un colore molto chic. Ogni scarafaggio è già in cerca di una vacca. Sono proprio bello cacca. Molto bravo, Simba! Sire! Vedo le iene! Nella terra del branco! Zazu, porta a casa Simba! Oh, papà, non posso venire! No, figliolo, è troppo pericoloso! Uffa, non posso mai andare in nessun posto! Oh, caro ragazzo, un giorno tu sarai il re! E così potrai cacciare dall'alba al tramonto quelle terribili e spregevoli iene affamate! Scusami se non salto dalla gioia. Non mi
mio, povera schiena, sai. Ehi, zio Scaro, quando sarà re? Tu che cosa sai? La zia di un curioso. Sei proprio strano. Non ne hai la più pallida idea. Allora, il tuo paparino ti ha mostrato tutto il regno, vero? Tutto quanto. Ti ha fatto vedere cosa c'è oltre il confine? Beh, lì no. Ha detto che non ci posso andare. Una decisione assolutamente sensata. È troppo pericoloso. Solo i leoni più coraggiosi ci possono andare. Ma io sono coraggioso. Dimmi, zio Scar, che cosa c'è? Mi dispiace, Simba. Non posso proprio dirtelo. Perché no? Simba, mi sto solo preoccupando per il mio nipotino preferito. Sì, certo, sono il tuo unico nipote. Una ragione in più per essere protettivo verso di te. Un cimitero di elefanti non è posto per un giovane principe. Ops. Cosa di elefanti? Wow. Oh, che stupido. Ho parlato troppo. Beh, tanto, prima o poi l'avresti scoperto. Del resto, tu sei così intelligente. Senti, fammi un favore. Promettimi di non andare mai in quell'orribile posto. Non ti preoccupare. Bravo il mio ragazzo, su. Ora va e divertiti. E ricorda il nostro piccolo segreto. Certo, così dovrei fare quello che dico io. Ah, ma ancora, mio caro, è con un simile carattere.
Io sono il signor Becco di Bananas, per la chiotta.
E al momento direi che siamo in grave pericolo. Pericolo? Ha! Il pericolo è il mio mestiere. Io rido in faccia al pericolo. Ha! Bene, bene, Banzai. Che cosa abbiamo qui? Un trio di trasgressori! Proprio quello che pensavo io. Un trio di trasgressori! Tre mozzosi dipendi! Vi posso assicurare che siamo qui per sbaglio. Un semplice errore di rotta. Sì, per sbaglio, ma ti voglio rendere vicino. E lo sai che cosa facciamo ai futuri re che oltrepassano le terre del proprio branco? Già, lo sai, piccoletto. Ma a me non potete fare proprio niente. Tecnicamente posso. Siamo nel loro territorio. Ma sa, tu non hai detto che le iene sono delle orribili, disgustose bestiacce? Tu bestiacce a te? No, bestiacce a te. Oh mio Dio, il sole è calato! Dove andare? Sentite questo velluto quanto parla! Che fretta c'è! Saremo molto felici di averti per cena! Aspetta! Senti questa! Potremmo mangiarci un felino di pasta! Che ne dici? Tanto va il felino al lardo che ci lascia lo stampino. Ci lascia lo stampino, idiota! Ricordate, quando il felino c'è, le iene mangiano. Vieni, micio, un bellicetto da pelare. Tutto qui. Vi avvicinerete di nuovo, mio figlio! Ah, ma quello è così, no? E tu lo sapevi? No, io non lo sapevo. E tu, figlio? No, ma... Assolutamente no. E tu, Akira? Ma no, e tu sei molto... Ma chi? Io? Sì, certo, ce l'aveva appena... Yes! Addio! Abbiamoci le zampe levate! Andiamo a casa. Zazu! Ai suoi ordini, sire. Porta a casa Nala. Devo dare le lezioni a mio figlio. Certo, vieni Nala. Sire, non sia troppo severo con lui. Siamo stati tutti bambini. Simba! Simba, mi hai molto deluso! Lo so. Avrei proprio potuto ucciderti!
E quel che è peggio, mi sonnala il pericolo. Stavo solo cercando di essere coraggioso, come fai te. Ma io sono coraggioso solo quando devo esserlo. Essere coraggiosi non significa andare in cerca di guai. Ma tu non hai paura di niente. Oggi Simba, ho avuto paura. Davvero? Sì, temevo di perderti. Allora anche i re hanno paura. Sì, Simba. La sai una cosa? Cosa? Credo che le Iene abbiano avuto una paurissima. Perché nessuno può sfidare tuo padre. Vieni qui, piccolo. Papà, siamo amici, vero? Ma certo. E resteremo insieme per sempre. Simba, lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle, i grandi re del passato ci guardano da quelle stelle. Davvero? Sì, perciò quando ti senti solo, ricordati che quei re saranno lì per guidarti e ci sarò anch'io. Ma io non li vedo, papà. Guarda meglio, figliuolo, guarda meglio. Thank you.
Thank you.
Aiutatemi!
come impazzita. Stava solo cercando di salvarmi. È stato un incidente. Oh, lo so, lo so. Nessuno vorrebbe accadesse una cosa del genere. Ma il re è morto. E se non fosse stato per te, sarebbe ancora vivo. Che cosa penserà tua madre? Che cosa posso fare? Devi scappare, Sita. Scappa! Scappa lontano e non tornare mai più! Uccidetelo! Ehi, sta scappando? Sta scappando! Forza, prendetelo! Io non ho voglia di correre. Ragazzi, io lasciatica. E io la valicella. Io ho di mangia. Imbecilli, dobbiamo finire il lavoro. Beh, tanto là fuori da solo è come se fosse già morto. E se dovesse tornare, lo uccideremo. Ci vede, figlio, se mai tornerai, lo uccideremo. Tragedia. Ma perdere Simba, che si era appena affacciato alla vita, per me è una grave perdita personale. Perciò è con la morte nel cuore che quest'oggi salgo al trono. Ma dalle ceneri di questa tragedia non disperate, perché sorgerà l'alba di una nuova quale leoni e iene lavoreranno insieme per costruire un grande e glorioso futuro! Fare il re e avere tutto il pugno per sé. Fare il re, tu non sai che privilegio è mai. Tu mi invidi, ma perché? Dici voi parlando con me. Hai ormai fede che io ti proteggerò, ma io ti confesso che son pronto a sangue pur di avere su te il potere. Il suo sapore.
ci si afferra e quando poi ti lascia a terra si muore. Di fare una breve pausa, appunto una breve sosta. Nel frattempo ci saranno dei nostri incaricati che passeranno a raccogliere le vostre gentili offerte e vi chiediamo davvero di mettervi una mano nel cuore, perché le spese sono tante e insomma spero che se questo spettacolo vi piaccia ce lo dimostriate, ecco. Grazie mille e grazie anche per la pazienza. Thank you.
Bye.
Vedere quando dovete alzarvi,
vi chiediamo in questa collaborazione di alzare i cuori quando noi vediamo, quando vedete qualche cuore che parte, alzate. Va bene? Va bene? In particolare quando Nala e Simba si incontrano, quindi vi do anche lo spunto. Ecco, vi chiediamo la gentilezza, se possibile, prima di uscire, lasciateli sulla sedia. Vi ringrazio e buona continuazione di spettacolo. Ti prego.
la dovrei passare a te. Ti mancherà e sarà un metto per tutti i clienti. Però un giorno, quando sarà grande e grosso, sarà la nostra parte, no? Che idea geniale! E se stessi dalla nostra parte? Ascoltami bene. Avere un leone dalla nostra parte potrebbe essere un'ottima idea! Quindi possiamo tenerlo? Ma certo che possiamo tenerlo! E vai! Solito. Chi è la mente tra voi? Lo chiamiamo Fred. Chi è la mente tra voi? Chi siete voi? Siamo quelli che hanno salvato la vita e la statua loro con la poltrona affamata. Oh, sì, sì, se ne erano a te. Ascolti, io sono la bimba. Lui è il vino, lui si morirà e questo è il vino. Sì, ciao. Ti abbiamo già detto che ti abbiamo salvato la vita? Non importa. Allora. Oh, no. Quanto è tenente? Non importa. Come se non avessi già abbastanza a cui pensare? I suoi problemi sono i miei problemi. E dai, aiutiamolo. Allora, come stai in meno parole possibili? Ho fatto una cosa terribile, non ne voglio parlare. Beh, certo, dicono tutti, commettiamo delle cose orribili. Ci sarà qualcosa che possiamo fare per aiutarti, no? Solo se poteste cambiare il passato. Oh, beh, mi sembra troppo da chiedere, tanta roba, Ne sai ormai. Già, non per farci niente. Sai cosa vuoi cambiare? Il futuro! È la nostra specialità, è il nostro forte! Come cambi qualcosa che non è successo? Beh, per cambiare il futuro devi lasciare il passato dietro di te. Senti ragazzo, le cose brutte accadono e tu non puoi fare nulla per evitarle, giusto? Giusto! Sbagliato! Quando vedi che il mondo ti volta le spalle, ti rivolti le spalle anche tu! E prendere la vita come viene? Ma non è ciò che mi hanno insegnato. Beh, credo che tu debba ricevere un'altra lezione. Ripeti con me. Alcuna? Che cosa? Alcuna matata! No, questo è... No. Alcuna matata! Alcuna matata! Ma che cavolo, di solito quando lo diciamo la prima volta la gente reagisce diversamente. Scatta subito l'applauso! Grazie! Thank you.
abbiamo cominciato, cioè... Grazie. Ciao, lì, quanto ho mangiato? Ho mangiato tantissimo anch'io. Ho mangiato un maiale. No, tu, ma tu sei un maiale? Mamma, sì, bomba. Mamma, tu sai cosa sono quelli vicini lassù? Io non mi faccio domande, io le cose le so. Ah sì, sorbettone? E allora cosa sono? Sono delle lucciole! Lucciole che sono attaccate con un'enorme cosa nero bluastra. Ah. E io che pensavo che fossero delle grosse masse gassose che bruciavano a miliardi e miliardi di chilometri di distanza. Bomba, tutto quello che pensi lo trasformi in gas. Si parte. Bah, ecco, io proprio non saprei. Oh, dai. E dai. Su, avanti. Dai, non fare il timido. Su, dai, dicelo. Una volta qualcuno mi ha detto che i grandi del passato ci guardano e ci proteggono da lassù. Davvero? Vuoi dire che un mucchio di sangue reale ti sta guardando? Thank you.
Timon! Bumba! Io! Thank you.
spiegare perché. Fantasmi e luci del passato ritornano da me. Thank you.
Vieni, tuo padre attende. Oh, quello non è mio padre, è solo la mia immagine. No, guarda meglio, vedi, lui vive in te. Simba! Papà! Simba! Devi prendere il tuo costo, è il cerchio della vita. Non posso. Devi ricordarti chi sei. L'unico vero re. Scusami, ma non riesco ad essere come te. Come re sono stato fiero soprattutto di una cosa. Di avere te come figlio. Ma è passato molto tempo. No, Simba. È per sempre. Ti prego, non lasciarmi di nuovo. Non ti ho mai lasciato. E non lo farò mai. Ricordati chi sei. Ricordatelo. Adesso te lo credo di nuovo. Chi sei tu? Io sono Simba, figlio di Mufasa. Io che non volevo credere. Allora, cosa vuoi fare? Mio padre mi ha detto di proteggere tutto ciò che è illuminato dal sole. Se non combatto io, chi lo farà? Lo farò io. Ma potrebbe essere pericoloso. Pericoloso? Ah, io rido in faccia al pericolo. Non è possibile. Ciao, Zazu. Vostra maestà, bentornato a casa. Whoa.
la cavalleria? Sì! E voi che ci fate qui? Ah, eravamo in non pensiero. Sì, non pensiero. Non pensiero? Ci preoccupavamo perché... Sei il nostro, nostro non pensiero. Calma. È questo il luogo per cui vuoi batterti? Sì, Timo. Questa è casa mia. Dai, ma dietro quella roccia, questa qua brutta, terribile, che fa paura, vero? Beh, andremo sistemato un po'. Cioè, carino come l'hai eredato. Però ci sei andato giù pesante con le carcasse. Timo Pumba, lui è Zazu. È un pappagallo! È un pappagallo? Affascinante. Sì, ma noi ti seguiremo ovunque. Okay, siamo al tuo servizio, mio signore. Seguitemi. Spero sia la morte rapida senza troppi complicamenti. Allora, qual è il tuo piano per distrarre queste guardie babose? Esca viva. Esca viva. Che grande che è! Allora, ma sei trovare un animale grosso? Poi è anche sicuretto. Questo tipo la New? No, perché guardate tutti i miei? Arrivi il peggio. Thank you.
Ma tu cerca mia madre e la tua la messa. Io andrò da scala.
Io ho ucciso Mufasa. No! Mio padre! Tuo fratello! Prima ha ucciso Mufasa, ora vuole uccidere me! L'hai ucciso tu! Non credere alle sue menzogne! Non credere alle sue menzogne! Scusa, hai detto che non eri arrivato da dove sei? È vero! E allora come hai visto il terrore negli occhi di Mufasa? Assassino! Uccideteli tutti! Terese, all'attacco! Forza Simba, ora tocca a te. Ricordati chi sei. Sono Simba, il tuo figlio di Mufasa.
attimino. Innanzitutto... Brava Michela! Allora, innanzitutto ringrazio, volevo ringraziare tutti voi. Porto anche i saluti del nostro presidente dell'associazione Cantare mi farei la magia della musica, Renato Minato, che questa sera non può essere, non ha potuto presenziare la serata. E, allora, mi chiedeva, ho qui qualcuno dell'amministrazione comunale che voleva salire e dire due parole. Valentino, prego, vieni. Buonasera, grazie a tutti. A nome del sindaco e dell'amministrazione comunale, un grande grazie a tutti gli attori, specialmente quelli più piccoli. E dopo a tutti quelli che si sono impegnati in questo periodo per organizzare questo speciale. Spettacolo. Grazie a tutti. Grazie. Allora, io voglio essere brevissima, spero di riuscire a parlare perché sono emozionatissima. Allora, voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, mi hanno aiutato. E aggiungo anche, hanno creduto in questo bellissimo progetto. Innanzitutto io vorrei ringraziare i ragazzi della Junior Orchestra. Grazie. E i professionisti. Dell'orchestra dell'associazione Ermanno Wolf-Ferrari, accompagnati dalla maestria della loro direttrice Favero Loretta, che invito a salire. Vieni Loretta. Ecco, un grandissimo applauso. Va a chi ha donato materiali e mezzi. Grazie a Pellizzari Building e a Edil Grappa per essere sempre al nostro fianco, a Impresa Carrone S.P.A., a Carizia S.P.A., a Baggio Vinicola e a Ertesi S.R.L. Grazie. Paolo, che ha creduto da subito nelle nostre capacità, dandoci anche piena fiducia, da subito, senza vederci. Grazie anche al presidente dell'associazione del centro parrocchiale Noi, Cicia Roberto, per la pazienza, e ovviamente a tutti gli sponsor che ha coinvolto per far sì che questi tre giorni di festa fossero possibili. Grazie. Ecco, cominciamo al mio carissimo gruppo di insostituibili collaboratori, e vi posso assicurare che ce ne sono tanti, però li voglio citare molto velocemente. Vi invito ad alzarvi in piedi quando vi cito. Grazie. Eleonora. Stefania,
Francesco! Filippo! Alvise! Mattia! Luca! Settaio! Aurora! Jacopo! E Marta! Grazie, perché siete un gruppo di persone fantastiche che con la vostra energia positiva crede ancora come me che se le cose sono fatte con il cuore e con amore avranno sicuramente una buona riuscita. Grazie davvero per il vostro aiuto e sostegno, ma soprattutto per la vostra amicizia. Siete delle persone preziose. Che pazientemente hanno sopportato le tante prove durante quest'anno per preparare la buona riuscita degli spettacoli, accettando anche a volte degli sconvolgimenti di orari e anche di ritardi. Vi ringrazio, genitori, grazie. E poi, cinque anni fa, perché questo progetto è nato 5 anni fa, quando tutto ha avuto inizio, una personcina di nome Arianna mi ha scritto su un tovagliolo: insieme è più bello. E questo direi che si può definire il nostro motto, il motto con il botto, direbbero Pumba e Timon. Infatti, grazie a questo musical sono nate delle belle amicizie e relazioni, delle belle collaborazioni. Oserei dire che è nata proprio una grande famiglia in cui ognuno con le proprie passioni si è impegnato a realizzare un sogno. Quindi a voi bambini e ragazzi un grazie di cuore. E delle capacità straordinarie. Grazie per avermi donato tanti sorrisi e tanto divertimento, per avermi emozionato. A voi che siete unici ed irripetibili, che siete così spontanei, sinceri e splendidi nella vostra fragilità. Penso che noi adulti dobbiamo imparare a fidarci di più di questi giovani che grazie alle loro idee all'avanguardia riescono a realizzare ciò che sembra irrealizzabile. Ognuno di voi ha messo un pezzettino di sé e come un puzzle ha fatto in modo che si potesse realizzare questo magico spettacolo. A voi che in questi mesi mi avete regalato tanta felicità, volevo dedicare, se è possibile, se parte, vediamo, lo spero, e concludo sperando di non essermi scordata proprio di nessuno per l'emozione, un piccolo video dove sono racchiusi alcuni momenti del nostro incredibile viaggio. Il mio augurio per tutti voi, giovani ragazzi dell'orchestra, e anche i nostri giovani, è di non smettere mai di sognare. Grazie a tutti! I don't care.
Al teatro,
Domani sempre uguale, 16:30 Teatro Gnotto. Grazie a tutti, buona serata.